Buongiorno, buongiorno e ben arrivati. Benvenuti al webinar Una lezione dal Covid-19, resilienza, intelligenza collettiva e tecnologie nelle nuove azioni formative a distanza. Sono Paola Pirani di FormSPA e vi do il benvenuto, come do il benvenuto ai relatori di oggi, Monica Seletic, coordinatore del Centro di Competenza Regionale per la Semplificazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, Luca Diracca, dottore in matematica, esperto senior in analisi di sistemi complessi e dei processi informativi, in sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione nella consulenza e formazione per la pubblica amministrazione, Lamberto Savino, dottore in statistica e informatica per la gestione delle imprese, esperto senior nella gestione di progetti complessi di natura organizzativa e digitale, in organizzazione e project management, e Giacomo Re, project manager progetto NextPA, responsabile del centro di competenza ANCI Friuli-Venezia Giulia, sistemi informativi, informatica, comunicazione e amministrazione trasparente, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar in materia di semplificazione amministrativa tratta della trasformazione di un percorso formativo in presenza in un online. Il percorso era dal titolo La digitalizzazione della pubblica amministrazione, un percorso di consapevolezza sistemica, che era stato progettato in presenza. Per l'emergenza del Covid, in 6 settimane è stato rigenerato, trasformandone gli obiettivi originali e appunto proprio per far sì che questo momento traumatico, che è stato quello dell'emergenza Covid, si trasformasse in un'esperienza di avvicinamento dei partecipanti alle tecnologie e alle piattaforme collaborative, che sono sempre più indispensabili per le relazioni sociali e lavorative. Questo webinar è stato organizzato con il Centro di Competenza per la Semplificazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ed è un'attività del PON Governance Capacità Governance Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che FormSPA realizza sul mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel nostro progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, dalla sua inizio fino al giugno 2020 ci sono stati ben 109 eventi di sensibilizzazione e formazioni che hanno coinvolto quasi 24.000 partecipanti e più di 2.000 amministrazioni. Sono nati 7 centri di competenza regionali per la semplificazione in Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Ci sono state azioni di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza. Sono state svolte ben 14 indagini di monitoraggio e verifica nell'attuazione delle modifiche, delle misure di semplificazione. È inoltre nata la rete Italia Semplice, la rete che mette a disposizione le competenze e parla delle best practice al centro di competenza per cercare di mettere in rete le competenze e l'attuazione degli interventi di semplificazione. Questi sono i nostri centri attivati e queste sono le tematiche dei nostri webinar e dei nostri seminari che vanno dalla conferenza dei servizi fino a spettacoli e trattenimenti pubblici, alla semplificazione per le imprese certificate, l'ambiente, la normativa emergenziale, il ruolo del SUAP con il Covid-19. Dunque sono state veramente tante le nostre attività. Se volete avere un elenco completo, basta collegarsi al nodo Eventi PA 17455, troverete l'elenco di tutti i webinar, di tutti i seminari, potete cliccare sul titolo di vostro interesse e da lì arrivare alla pagina di Eventi PA nella quale potete trovare tutto il materiale fornito dai nostri relatori, comprese le registrazioni degli eventi online. Per questo 2020 abbiamo pensato a un progetto che si è concluso qualche giorno fa, ma ci saranno tante nuove novità per settembre, nel quale appunto abbiamo pensato di intitolare questo nostro progetto dalla sospensione alla ripresa, un progetto per supportare le amministrazioni nel periodo post-emergenziale e per agevolare la ripresa economica. In questo modo abbiamo pensato di supportare l'amministrazione in alcune tematiche, per l'utilizzo della conferenza dei servizi semplificati, l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante, l'aumento dei controlli ex post. Vi consiglio, e troverete in tutte le nostre pagine di eventi, la lettura di un interessante articolo, dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione. Responsabilità, controlli e tempestività. Proprio per questo progetto abbiamo pensato di parlare di alcune tematiche, quali appunto la conferenza dei servizi semplificati, silenzio assenso, autorizzazione unica ambientale, provvedimento autorizzatorio unico regionale. Abbiamo fatto dei webinar, uno introduttivo dei lavori di gruppo e poi un webinar esplicativo su quello che erano stati i lavori di gruppo. Ci sono state veramente una grande affluenza.
Ringraziamo tutti voi per aver partecipato e vi diamo comunque appuntamento per le nostre novità a settembre. Andiamo velocemente alla lezione di oggi, che è rivolta al nostro webinar di oggi, che è rivolta ai personali delle risorse umane, della formazione, della transazione digitale delle PA, ai dipendenti pubblici e cittadini interessati a queste tematiche trattate. Dopo l'apertura dei lavori ci sarà l'intervento di Monica Feletige e poi in successione l'intervento di Giacomo Morella, Umberto Savini, Luca Di Racca, per poi dar spazio alle vostre domande che potete scrivere in chat. Parleremo della formazione e digitalizzazione dal distanziamento alla resilienza e poi ci soffermeremo sulla formazione in digitale, il percorso pre-Covid, la formazione a distanza, perplessità e obiettivi, condividere le conoscenze e formalizzarla e riprogettare il percorso, le tappe. La chat, questo strumento importante che ormai conoscete tutti, in cui potete scrivere le vostre domande e fare i vostri commenti e trovare il nostro supporto. Siamo qui in chat per voi e per raccogliere le domande che poi saranno inviate ai nostri relatori per la parte finale del nostro incontro online. Ricordo che la registrazione e le slide le troverete nella stessa pagina nella quale vi siete iscritti, il nodo 261307 di Eventi PA, e ricordo ancora a tutti una piccola comunicazione di servizio, ovvero riceverete l'attestazione di iscrizione solamente coloro che sono iscritti alla piattaforma di Eventi, a questo webinar, e che avranno seguito per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che lasciare la parola a Monica Feletige e augurare a tutti voi un buon lavoro. Prego! Buongiorno, grazie Paola Pirani, buongiorno e benvenuti a tutti, sono davvero lietissima di incontrarvi, anche se a distanza, grazie alle tecnologie, e di raccontarvi la nostra esperienza, un'esperienza che considero davvero straordinaria. Ho intitolato il mio intervento così: formazione e digitalizzazione dal distanziamento alla resilienza, e adesso vi spiego il perché. Perché formazione e digitalizzazione nella nostra concezione di centro di competenza sono due temi strettamente collegati, e infatti la formazione è proprio uno dei presupposti per giungere ad una piena digitalizzazione dei servizi, ma sono tanto collegati quanto lo sono anche i concetti di distanziamento e di resilienza che abbiamo imparato a conoscere o a riconoscere proprio durante il periodo del Covid, del Covid-19. Ecco, partiamo da questo assunto. Per il 2020 avevo ed ho, come centro di competenza regionale per la semplificazione Friuli Venezia Giulia, un grande obiettivo, un obiettivo sfidante, un obiettivo impegnativo. Il centro di competenza vuole formare circa 200 dipendenti regionali con il corso La digitalizzazione dei servizi della PA, un percorso di consapevolezza sistemica. Si tratta di un corso molto laboratoriale, avviato già nel 2018, quindi con un lungo percorso formativo, iterativo e incrementale, che voleva raggiungere appunto centinaia di dipendenti della regione e delle altre pubbliche amministrazioni regionali. Questo per arrivare a favorire l'accesso ad una cultura digitale dei dipendenti pubblici. Questo corso viene erogato in presenza fisica grazie a CompA, Centro di Competenza per la Formazione degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. Docenti straordinariamente in gamba, straordinariamente capaci nel momento della presenza fisica. L'obiettivo formativo è inserito tra l'altro nel piano della prestazione 2020 della Regione FVG ed ha come destinatari in particolare i dipendenti della Direzione Centrale Agricoltura ed Ambiente. Non è un caso, perché per noi la formazione e la digitalizzazione hanno molto a che fare anche con la revisione dei processi di lavoro. Quindi queste due direzioni hanno all'interno del piano della performance l'obiettivo di rivedere alcuni dei loro processi. E dunque ecco perché l'esigenza di formare proprio i dipendenti di quelle direzioni. Come vedete dalla slide, la programmazione era una programmazione intensa, sfidante, 10 edizioni, di cui 6 da concludere entro luglio, 4 tra settembre e novembre.
A febbraio parte il primo corso in presenza, ma il 1º marzo la doccia gelata. Arriva lo stop alla formazione causa Covid-2019. Vi ricordo anche che questo corso di formazione aveva ricevuto la segnalazione di eccellenza dall'Associazione Italiana Formatori nel 2019, quindi era per noi fondamentale portarlo a termine con la tempistica e con i numeri che avevamo immaginato. Ecco, in questa slide credo di riuscire a rappresentare i sentimenti e le emozioni che mi hanno letteralmente assalito in quei giorni. Smarrimento, disorientamento, in qualche modo anche rabbia, devo dire anche rabbia perché non si conosceva effettivamente l'entità del problema. Erano i primissimi giorni di marzo, quindi eravamo bombardati da tante notizie, però non pienamente consapevoli della gravità della situazione. Quindi devo dire, ho provato anche un poco di rabbia, perché il mio problema era cosa succederà, quanto tempo staremo chiusi. Considerate che i primi di marzo non c'era ancora il lockdown, eravamo ancora in ufficio, ma già tutti questi dubbi mi assalivano ed ero veramente stressata. Come raggiungerò quindi questo obiettivo sfidante? Queste erano un po' le domande che mi ponevo e ho provato, devo dire, anche una grande frustrazione perché da sola non riuscivo a darmi una risposta, non vedevo sinceramente alcuna via d'uscita. Il COMPA mi aveva comunicato lo stop alle lezioni, non si sapeva quanto questo stop alle lezioni in presenza fisica sarebbe potuto durare. 9 giorni lunghissimi, veramente di smarrimento e disorientamento. Poi, la sera del 9 marzo, ecco perché parlo dei 9 giorni, il presidente Conte annuncia che l'Italia chiude ed è pandemia. Ed entriamo in questi 69 giorni di confinamento forzato che conosciamo come il lockdown, messi praticamente in smart working da un giorno all'altro, armi e bagagli, senza avere più di tanto indicazioni su come muoverci. E considerate, ricordiamocelo, sono passati 4 mesi, ma sembra che sia passato tantissimo tempo, ma in quel momento, quando ci è stato detto: ricordiamo tutti l'hashtag io resto a casa, state a casa, state a casa, state a casa, era la parola, la frase ricorrente. Ecco, noi in quei momenti, in quei primi momenti di marzo, non disponevamo di piattaforme collaborative per i meeting, non conoscevamo le piattaforme per la formazione a distanza. Non che non ci fossero, semplicemente non eravamo stati abituati ad utilizzarle, ovvero solo sporadicamente. Io stessa, come centro di competenza, avevo utilizzato, grazie al supporto straordinario di Formez, lo strumento del webinar per fare alcune attività a distanza, ma sempre come formula, come dire, eccezionale, non normale. Dunque, come siamo passati, e quindi vengo al concetto e al legame tra distanziamento e resilienza attraverso questo grande stress sociale che abbiamo vissuto? Beh, ci siamo passati, unendo insieme tante cose: la solidarietà, la generosità, l'intelligenza collettiva e poi l'uso delle tecnologie. Cosa intendo dire? Ricorderete tutti come fin dai primissimi giorni di lockdown sia stata istituita quella bella iniziativa, la solidarietà digitale, dove anche i provider, i fornitori privati hanno messo a disposizione di tutti, pubbliche amministrazioni, cittadini, la scuola che per prima aveva subito il gravissimo effetto del lockdown. Ecco, avessero messo a disposizione tutta una serie di piattaforme di collaborazione e di apprendimento a distanza in forma gratuita. Questo è un elemento importante che ha giocato nel successo della nostra rinascita e della nostra resilienza. L'altro elemento è stato la generosità dei nostri formatori. I formatori di COMPA hanno chiamato a raccolta
tutti gli enti di formazione, tutti coloro che hanno esperienza, conoscenza, competenza e hanno dato a noi della regione la possibilità di entrare nei loro gruppi di lavoro e con riunioni settimanali mettere insieme le nostre teste, la nostra capacità, anche quella di chi come noi formatore non è, per riuscire insieme ad analizzare i problemi che avevamo, come trasformare nel nostro caso un corso fortemente laboratoriale in un corso a distanza, quali tecnologie utilizzare, quali strategie di apprendimento, di ingaggio, di interazione poter mettere in campo. Bene, sono bastate, credetemi, 6 settimane con questo mix di ingredienti, di strumenti e di competenze, e noi siamo ripartiti in modalità di formazione a distanza. Concludo questo mio breve intervento che spero abbia potuto trasmettervi la gioia del racconto, della narrazione, perché per me è una gioia poterlo condividere con tutti, è un messaggio di speranza, perché noi siamo italiani e ce la facciamo sempre. Concludo con una citazione notissima, darwiniana: non è la specie più forte né quella più intelligente che riesce a sopravvivere, ma quella più predisposta al cambiamento. Con questo lavoro di gruppo, con tutte queste, raccogliendo tutte queste competenze e questa generosità dei formatori, siamo riusciti a rimanere quasi nel nostro binario. Siamo riusciti, completiamo proprio questa settimana, a fare 5 edizioni del corso Digitalizzazione Servizi PA sulle 6 che erano state preventivate, quindi chiudiamo entro la settimana e la prima è stata addirittura svolta in modalità mista, avviata in presenza e conclusa a distanza. Le ultime 4 modalità Only Fab. Io ringrazio per aver ascoltato la mia narrazione, affido a questo punto il prosieguo ai nostri straordinari docenti e li ringrazio una volta per tutte per averci dato veramente tanto e per aver permesso anche alla sottoscritta di crescere e di poter capire come veramente da momenti traumatici si possa essere resilienti, ripartire anche nella formazione. Grazie a tutti per la vostra presenza. Eccoci, grazie Monica, come al solito ci fai sempre arrossire con tutti questi complimenti. Non so se ce li meritiamo, però ecco quello che vogliamo condividere con voi oggi non è sapere, ma è un'esperienza, che è l'esperienza che abbiamo maturato appunto in questi mesi facendo formazione a distanza. E come siamo abituati, ecco, abbiamo deciso di fare non 3 interventi separati e sequenziali, ma un intervento, diciamo, a 6 braccia, 6 mani, con i miei due colleghi, Lamberto e Luca, che vedo che hanno già attivato le webcam. Eccoli là, fatevi vedere, salutate anche voi. Eccoli. Buongiorno a tutti. Tutti. Ecco, io sono Giacomo Re, faccio parte, come mi ha già presentato Monica, di Compafil Venezia Giulia, e mi occupo di progetti nell'ambito della PA digitale e seguo da ormai un paio d'anni questo bel percorso sulla digitalizzazione. Lamberto e Luca sono, diciamo, i due protagonisti di questa esperienza che hanno, diciamo, contribuito in maniera fondamentale alla progettazione e alla realizzazione di questo percorso. Cerchiamo di partire un attimo, vedendo, insomma, Monica ha già fatto un po' di introduzione, ma vi racconto dove nasce il percorso. Il nostro percorso nasce, diciamo, presso la regione Venezia Giulia, del SUS, dello Sportello Unico dei Servizi, che è un ambizioso progetto di realizzazione di un unico punto di accesso digitale per tutti i servizi della pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia. Per
Per fare questo ovviamente non basta fare un grande sforzo in ambito tecnologico, ma quello che viene richiesto alla regione è anche un grande sforzo di cambiamento culturale al proprio interno. E per questo motivo ci è stato affidato col compito come COMPA di realizzare un percorso formativo che andasse ad accompagnare i dipendenti regionali verso la digitalizzazione dei propri servizi. E per fare questo, appunto, abbiamo coinvolto due società che si occupano di consulenza direzionale e di progetti di innovazione. Sono due società partner di Compa ormai da diversi anni, Eupragma, che oggi è rappresentata da Lamberto, e Quasar, che è rappresentata da Luca Di Racca. Ecco, loro sono i principali attori di questa bella esperienza, che adesso cercherò di riassumervi. Quello che è nato, ecco, dalla collaborazione con Lamberto e Luca è il percorso, la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, un percorso di consapevolezza sistemica, che è un percorso formativo di 32 ore destinato ai dipendenti della regione Friuli Venezia Giulia. Quello che mi piace sottolineare di questo percorso è che non è un corso di informatica, ma come potete vedere dall'immagine, se si riesce a leggere, è un percorso multidisciplinare costituito da circa 19 tappe che trattano tante tematiche che apparentemente non hanno nulla a che fare propriamente con l'informatica. Questo perché il messaggio che abbiamo voluto passare nelle nostre lezioni, un percorso o meglio un progetto di digitalizzazione è un percorso molto complesso che ha a che fare con tante discipline, quindi anche la formazione che va fatta deve essere appunto così complessa, interdisciplinare, multidisciplinare. All'interno di questo percorso, nelle 32 ore di percorso, viene richiesto a ciascun dipendente, ecco, di percorrere le 19 tappe che vi ho mostrato prima due volte, una volta dal punto di vista teorico e una seconda volta, diciamo, all'interno dei laboratori dal punto di vista pratico. Questi workshop sono dei momenti in cui vengono raccolte delle proposte da parte dei singoli partecipanti relativamente a un servizio che loro svolgono quotidianamente, un processo su cui agiscono nella loro quotidianità e nelle lezioni dei workshop viene appunto chiesto loro di configurare, di iniziare a ragionare, ripercorrere quelle 19 tappe ragionando su quel servizio, quindi declinando quelli che sono i concetti teorici sul pratico, sul concreto, sulla loro attività quotidiana. Questo dà sicuramente una maggiore efficacia a tutta la parte di teoria che viene spiegata, diciamo, nell'altra metà delle ore. Un altro punto, secondo me, molto importante relativo a questa attività di workshop è il fatto che è un po' un primo passo, lo diciamo sempre nelle nostre lezioni, che questo percorso formativo è un punto di inizio, non un punto di arrivo. È già successo, infatti, in passato che proprio partendo dai ragionamenti, dal confronto che si sviluppa all'interno dei laboratori, poi al termine del percorso alcuni gruppi di dipendenti regionali hanno iniziato, diciamo, proprio nel concreto a sviluppare questi progetti e a portare a casa appunto la digitalizzazione dei propri servizi. Tutto sembrava, diciamo, una cosa ben costruita, anzi, abbiamo avuto modo nel tempo, negli ultimi 2 anni, di affinarla e collaudarla. Quindi avevamo costruito una macchina che poteva andare a 100 all'ora e che era ormai ben collaudata e funzionante. Certo che abbiamo fatto i conti senza l'oste, perché non più tardi di 2 settimane dall'avvio, ecco, della prima edizione di quest'anno ci siamo ritrovati con questo stop imposto da questa nuova malattia che nessuno conosceva, insomma. In un primo punto ci siamo detto, vabbè, facciamo una sospensione, vediamo, magari fra un paio di settimane si può riprendere, era sicuramente un'esperienza nuova. E sta di fatto che poi, insomma, abbiamo capito
quasi da subito che la situazione era estremamente più grave e che non c'era speranza di poter ricominciare nel breve tempo a riprendere la nostra attività in presenza. E questo, diciamo, con nostro grande dispiacere, perché ovviamente avevamo già un percorso fortemente incentrato sull'interazione, sulla relazione con i partecipanti, sulla condivisione fra partecipanti, e quindi ci ha veramente spiazzato il pensiero di dover ripensare il nostro percorso in una modalità a distanza. Però, come dire, questa era la nostra strada e purtroppo ci siamo dovuti scontrare con questa realtà. Adesso penso che Luca inizierà un po' a elencare i grandissimi dubbi che ci hanno accompagnato in questa fase di riprogettazione, giusto? Esattamente, perché nel momento proprio del passaggio, la prima cosa che ci siamo detti, ci è stato proprio chiesto, il compito era trasferiamo questo corso online. Diciamo che ci siamo posti una serie di obiettivi, ma ci sono venuti anche una discreta serie di dubbi, perché il corso aveva una serie di caratteristiche che non rendeva semplice, no, l'impresa. Allora, il primo dubbio, forse il più grosso, era quello di riuscire a generare partecipazione durante la teoria. Allora, lo scopo del corso non era solo un corso, cioè non è, né nella sua versione, ne parlo al passato perché parlo della sua versione, diciamo, in presenza, ma ancora non è solo un corso per portare competenza, però è un corso proprio per portare anche cambiamento culturale. Questo è lo scopo, no? Portare una consapevolezza digitale all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, e questo vuol dire grande partecipazione. Cioè, il nostro scopo era proprio che le persone partecipassero. Noi ci abbiamo tenuto e abbiamo fatto. Noi come docenti e Compa e la regione stessa abbiamo fatto un po' di tutto, no? Per riuscire a portare al tavolo persone diverse, con competenze diverse, persone che venivano che vengono dalla regione e persone che vengono dal partner tecnologico fondamentale della regione, quindi in Siel, la Inhouse Friulana, che poi fa lo sviluppo, no, degli strumenti digitali. E avere queste persone al tavolo che parlano tra di loro, che si mescolano i propri dubbi, le proprie perplessità, che insomma discutono anche delle cose che vanno bene, delle cose che vanno meno bene, è una parte fondamentale del nostro corso. Quindi riuscire a generare la partecipazione e non trovarci col muro nero, no? Con le telecamere spente, muro nero, nessuno che parla, noi che raccontiamo delle cose, ma poi poco rimane, era il nostro dubbio fondamentale. Quindi la prima domanda che ci facevamo . Ok, qualche distorsione nella mia voce. Adesso va meglio, Paola? Ottimo. Quindi il primo dubbio appunto era, chiediamo alle persone di tenere accese le telecamere o di tenerle spente? Come riusciamo a evitare di fare lezione frontale? Tenere accese o spente le telecamere, di primo acchito, insomma, la risposta è accese, ovviamente, perché così partecipiamo meglio. Però questo poi porta dei problemi, no? Di banda, di connettività, eccetera. Come stimolare il dialogo tra persone che si siedono sulla loro poltrona a casa loro e che, diciamo, non hanno lo stesso stimolo all'interazione che avrebbero seduti intorno a un tavolo in un'aula? Come tenere viva l'attenzione? Questo è stato il primo grosso dubbio che abbiamo avuto. Come diceva Giacomo,
la parte di lavori di gruppo, il workshop, era ed è un pezzo fondamentale del corso. Quello che noi vogliamo fortemente fare è dare la possibilità alle persone di fare un'esperienza, oltre che di sentire una manciata di noi che chiacchierano di argomenti più o meno interessanti. Questo vuol dire che i workshop, le foto che faceva, volevo intervenire prima, poi, ma le foto che ci faceva vedere prima Giacomo erano le foto del corso, cioè noi avevamo proprio questi post-it che volavano da tutte le parti, gente in piedi che si affannava intorno a un cartellone, cioè c'era proprio una dimensione partecipativa che riportare online non era, non è stato facile. Noi volevamo fare dei lavori di gruppo, non dei lavori in gruppo, cioè avere delle persone che lavorassero proprio insieme, dove il docente faceva quel minimo di coordinamento per ricordarti i tempi, ricordarti per ricordarti quali sono gli strumenti, eccetera, ma che non facessero, diciamo, non avessero il ruolo di chi gestisce tutto. Tutti parteciperanno e soprattutto come rivedere i materiali, poi vi faremo magari vedere anche un po' dei materiali che avevamo costruito nel tempo per le edizioni fatte in presenza e che poi abbiamo dovuto reimmaginare a distanza. Quindi la gestione dei lavori di gruppo era il secondo nostro grande dubbio. Terzo dubbio, ovviamente, l'aspetto tecnologico, l'abilitazione tecnologica. Le persone sono a casa loro, alcune sono, adesso dirò dei nomi di posti che a voi non dicono granché, ma alcune sono a Udine e hanno una connettività buona, senza problemi, eccetera, eccetera, altri se ne stanno a Faedis e diciamo che l'aspetto, dico Faedis perché è un luogo che ha avuto un'importanza all'interno della prima edizione del nostro corso online, e non è facile, no, gestire la presenza con persone che hanno connettività che non è sempre la migliore possibile. Le competenze delle persone, gli strumenti, non tutti hanno una telecamera, non tutti hanno un microfono, non tutti hanno un computer con un audio adeguato. E quindi trovare la possibilità di gestire tutti questi problemi. Gestire i tempi morti, no? Che sono dovuti al fatto che le persone non hanno magari lo strumento corretto, devono risolvere qualche problema e nel frattempo tutti quanti si fermano ad aspettare che una persona risolva i problemi, eccetera, eccetera. In questo è stato fondamentale il ruolo dei coordinatori, quindi al di là dei docenti che proseguivano la loro strada, i coordinatori che invece diciamo facevano tutto questo aspetto di coordinamento e abilitazione tecnologica. Dubbio successivo, l'engagement, cioè ingaggiare le persone, tenere alta l'aspettativa, l'entusiasmo per un corso che comunque nel tempo aveva visto partecipare più di 100 persone nelle sue edizioni dal vivo, e quindi aveva comunque cominciato a essere, insomma, qualche cosa che magari veniva anche, che si conosceva, che veniva atteso. Dovevamo evitare l'effetto ripiego, cioè l'effetto, boh, visto che non si può fare il corso vero, facciamo questa cosa che, insomma, in tutto sommato non è granché, ma almeno qualcosa facciamo. Cioè, dovevamo evitare cioè, la nostra preoccupazione era riuscire a evitare l'effetto partiamo in salita, partiamo con delle persone che arrivano lì che già non hanno l'entusiasmo che potrebbero avere in un'altra situazione. E quindi riuscire a trovare degli strumenti che tenessero proprio alta l'attenzione, l'aspettativa in qualche modo. Luca. Sì, infatti secondo me un aspetto fondamentale è che da un lato la formazione a distanza rende anche più semplice l'accesso alle aule, perché tutta quella fatica che veniva richiesta in precedenza di spostamenti, di raggiungere la sede del corso
eccetera, di fatto era un po' anche una selezione. Quindi chi arrivava in aula, che si era fatto la sua mezz'ora di automobile per arrivare nella sede del corso, era sicuramente personale motivato a seguire il corso e quindi veniva con un certo interesse. La formazione a distanza invece richiede semplicemente che un paio di minuti prima una persona si attivi la webcam e il microfono ed entri nella sala. Quindi c'è anche il rischio appunto di avere delle persone che vengono lì perché non gli è poi costato così tanto partecipare a questa lezione. E da un certo punto di vista c'è proprio la possibilità seria che qualcuno arrivi, spenga la webcam e lasci lì il computer che va, tanto senza partecipare, quindi l'aspetto dell'engagement, quindi il ricostruire assolutamente sì, anche perché c'era un aspetto, diciamo, in più in tutto questo, che noi parlavamo di digitale in digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi spostavamo su uno strumento digitale un corso che faceva sì che le persone imparassero a usare il digitale, quindi lo dovevamo fare bene. Cioè la nostra anche preoccupazione in qualche modo era: dobbiamo farlo bene, non possiamo lasciare l'impressione alle persone che arrivano, che frequentano il corso, dire: beh, ma visto che in digitale le cose non funzionano, perché questo non era solo, diciamo, era un effetto boomerang, non solo sul corso in sé, ma era un effetto boomerang sul contenuto del corso. Perché il contenuto del corso era proprio spingere le persone a capire che in digitale le cose si possono fare bene, si possono fare meglio e ci sono tanti strumenti in più che noi dobbiamo imparare a sfruttare. Quindi noi avevamo questa, diciamo, ansia da prestazione del parlare di digitale in digitale, che non è stato, diciamo, banale all'interno del nostro percorso di ricostruzione, del corso. Dovevamo fare qualcosa che le persone sentissero come curato, bello, fatto bene. Non ci bastava un ripiego, non ci poteva bastare un ripiego, né in assoluto né in particolare per quello che era il contenuto del corso. E diciamo, l'ultimo, diciamo, dubbio che avevamo era il dubbio della privacy, no? Nel senso, che piattaforme scegliere per poter erogare il corso. Era il periodo in cui c'era il boom di Zoom, ma anche con conseguenza tutte i vari articoli, le varie notizie che uscivano di vulnerabilità, di problemi di privacy, eccetera, eccetera. E quindi tutti gli aspetti, registriamo o non registriamo gli incontri, che piattaforma scegliamo, come possiamo rassicurare i partecipanti rispetto alla loro privacy, agli strumenti che stiamo usando, a come verranno, quali rischi corrono, diciamo, facendo semplicemente connettendosi, no? Alla piattaforma. Quindi questi, diciamo, erano fondamentalmente i nostri obiettivi e i nostri dubbi, quando siamo partiti per Grazie Luca. Beh, sicuramente i dubbi che hai elencato, queste perplessità erano, diciamo, le nostre principali perplessità, ma non erano solo le nostre, senza dubbio. Anzi, immagino che beh, già sicuramente tutti i miei colleghi di Comp avevano queste perplessità, ma immagino chiunque in questo periodo si trovasse di fronte alla conversione della propria attività da attività in presenza ad attività online a distanza, diciamo, si stava ponendo gli stessi identici interrogativi che ci hai spiegato tu, Luca. Quindi ci è diventato abbastanza spontaneo, è stato molto semplice per noi pensare di diamoci una mano un po' internamente, intanto fra colleghi, ma soprattutto coinvolgendo anche
i nostri partner, abbiamo coinvolto Lamberto, Luca, Monica e tanti altri persone esterne alla nostra organizzazione che di fatto stavano appunto rivedendo le proprie attività in un'ottica a distanza. Abbiamo creato questo momento di confronto settimanale, facciamo di solito il venerdì dopo pranzo, per proprio condividere, mettere insieme l'esperienza della nostra settimana di formazione a distanza. Quindi abbiamo utilizzato, diciamo, l'esperienza di ciascuno che veniva svolta durante la settimana per condividere quelle che erano le attività che erano riuscite meglio, ma soprattutto i disagi, gli errori, i punti di attenzione relativamente a queste nuove piattaforme, a questi nuovi strumenti, a queste nuove modalità. Un altro aspetto fondamentale, ecco, della condivisione in questi incontri pomeridiani è stato proprio quello di scoprire e mettere a fattor comune nuovi strumenti e nuove funzionalità delle piattaforme che stavamo utilizzando o di nuove piattaforme. Questo perché la nostra esigenza era proprio quella di creare dei prodotti formativi, passatemi il termine, che fossero il più possibile coinvolgenti, e quindi abbiamo subito visto che era necessario integrare diverse tipologie di strumenti all'interno delle nostre lezioni. Questa condivisione, quindi queste esperienze maturate, abbiamo cercato di sintetizzarle, di condensarle, di formalizzarle all'interno di, possiamo chiamarlo un manuale interno che abbiamo sviluppato in Compa, che è un manuale che è per definizione un work in progress, nel senso che non esiste una versione definitiva di questo manuale, perché si basa proprio sull'esperienza che stiamo continuamente portando avanti, ed è un'esperienza che ci porta ogni settimana a scoprire dei nuovi aspetti, a vedere delle nuove modalità, dei nuovi strumenti da utilizzare per la nostra formazione a distanza. Ecco, questa è un'immagine, ecco, del nostro manuale, che di fatto tratta in maniera abbastanza puntuale, ecco, il tema della progettazione, ma non solo della progettazione, anche della realizzazione di formazione online. Quindi dà anche degli strumenti estremamente concreti, pratici, dei tips and tricks, quindi dei suggerimenti o degli escamotage molto puntuali per gestire alcune fasi, per gestire alcuni momenti. Spiega quali sono le modalità di coinvolgimento dei partecipanti a seconda delle varie fasi della formazione. E ovviamente lascia un grandissimo capitolo per la spiegazione degli strumenti, quindi con che strumento possiamo fare questa determinata interazione, come possiamo fare dei lavori di gruppo, tutto all'interno della nostra formazione online. Lamberto, sì. Se vuoi entrare un po' più nel merito, sì, assolutamente. Ti lascio la parola. Beh, i dubbi ve li ha espressi molto bene Luca, le prime considerazioni abbiamo iniziato a farle, però a questo punto c'era il tema proprio di come farlo, no? Quindi bisognava mettersi lì, rimboccarsi le maniche e ricreare completamente un percorso formativo. È proprio un ricrearlo e ripensarlo, perché non potevamo, per motivi chiaramente proprio di logistica, rifarlo alla stessa maniera, ma utilizzare gli strumenti informatici voleva dire anche ripensare le modalità, ripensare il come ripensare il come questi strumenti poi avrebbero impattato sulle persone, se si sarebbe riuscito a ricreare lo stesso anche clima, no? Che era quello che poi ci permetteva di andare avanti, di riuscire a creare quei coinvolgimenti che sono stati proprio la propulsione durante i percorsi fatti in presenza. Volevo sottolineare una cosa che diceva Giacomo, il fatto che il nostro percorso in realtà non
terminava dal nostro punto di vista con l'ultima lezione, ma per noi un percorso fatto bene era quando dalla fine di quella lezione partiva un progetto vero e proprio. Ne sono partiti alcuni, ne abbiamo stimolati altri, alcuni proprio hanno effettivamente ripercorso tutta la nostra, diciamo, parte teorica, no? E sono riusciti a riprogettare in forma digitale un servizio. Quindi dovevamo, diciamo, riarrivare a quel punto. E come, da dove dovevamo partire? Beh, dovevamo partire dall'aspetto proprio del coinvolgimento. E abbiamo voluto, diciamo, anche sfruttare la tecnologia, perché come diceva Luca, all'inizio poteva crearci anche un po' di ansia. Dobbiamo parlare, scusate, di digitale finalmente attraverso piattaforme digitali, dall'altro lato è ok, sfruttiamole bene. Come facciamo a sfruttarle bene? Abbiamo ipotizzato proprio nella parte di coinvolgimento, quindi iniziale, di farlo in maniera nuova, di farlo in maniera diversa, per cui abbiamo attivato anche altre competenze e abbiamo voluto creare un, diciamo, un video. Un video che fosse un video di anticipazione del percorso, proprio per capire dove volevamo andare e qual era il livello diciamo, di aspettativa e di coinvolgimento che noi volevamo nelle persone. Adesso magari ve lo facciamo vedere anche per... Sì, Lambert. Lamberto, il video effettivamente noi lo mandavamo, diciamo, prima del primo incontro. Esatto. E quindi era proprio un messaggio per creare un'aspettativa, per creare quell'engagement che era uno dei principali dubbi e uno dei principali obiettivi che ci ponevamo. Quindi motivare, far capire che stavamo... Allora, mi sa che Lamberto si è bloccato nella condivisione del video. Vi chiederei una cortesia, Luca e Giacomo, se potete disattivare momentaneamente la vostra webcam, così sì. Così vediamo se Lamberto riesce a fare la condivisione. Purtroppo ogni tanto la rete dà questo problema. Nel frattempo cerco di capire Lamberto se riesce, altrimenti chiedo a voi partecipanti un attimo di pazienza. Ok, adesso vediamo se così riesce in maniera più semplice. Nel frattempo vedo che in chat stanno arrivando anche dei grandi apprezzamenti per questo percorso formativo. Ecco qui il video. Chiedo ancora un po' di pazienza e ora parte, è solo una questione di rete. Dunque non vi preoccupate, a breve... Ok. Ok. Allora, eccomi, scusate, allora c'è un problema di rete, Lamberto è caduto dall'aula e adesso rientrerà immediatamente e potrà fare la condivisione di questo video che veramente io l'ho visto in anteprima e vi giuro che è stato veramente molto interessante e molto coinvolgente. Dicevo, c'è qualche domanda per i nostri relatori, ma ne parleremo nella nostra seconda parte. Sì Maria, non si vede perché stiamo ripristinando il collegamento, tu non ti preoccupare. E intanto facevo presente ai nostri relatori che sono arrivati anche molti complimenti per quanto riguarda
questo loro progetto formativo. Allora, mentre aspettiamo, che vedo che Lamberto è tornato in aula. Ecco, perfetto. Allora, Lamberto, se vuoi proseguire con la condivisione. Sì, non so, Paola, scusami, l'abbiamo fatto apposta, no? Chiaramente per far vedere. Assolutamente sì, per far vedere cosa significa. Certo. No, non si era visto il video, immagino. No. No, perché sei caduto in quel momento. Se lo puoi rimandare, per favore. Ci proviamo? Sì, assolutamente sì. Ok. Datemi solo un secondo che lo riprendo. Ok. Oggi più che mai, il digitale è al centro della vita di tutti i giorni. Videoconferenze, servizi online, smart working. Quello che ieri ci sembrava una prospettiva futura, oggi è una necessità. Il momento è ora. I servizi digitali sono un valore. Crearli non è una prerogativa degli informatici, ma ci coinvolge tutti. Quello che vi proponiamo è un progetto formativo per superare la complessità di questa evoluzione e abbattere la distanza tra la teoria e la pratica. Interazioni, esercitazioni e lavori di gruppo vi accompagneranno in quello che non è solo un corso, ma un percorso da affrontare insieme per avviare progetti concreti. La digitalizzazione. L'abbiamo riperso proprio all'ultimo secondo, credo. Sì, l'abbiamo riperso all'ultimo secondo, ma da lì avrebbe solo detto la digitalizzazione della pubblica amministrazione, un percorso di consapevolezza sistemica. Quindi possiamo sbarcarlo come fatto. Check. Okay. Ecco, queste sono le questioni anche te. Ok. Ok, spero che si sia visto. Al limite comunque il video verrà, non so se Paolo nel frattempo lo aveva già detto, il video verrà comunque linkato, diciamo, ai materiali di questo corso. Chiedo a Paola se può riproiettare le slide. Come vedete, dietro a questo c'è stato, diciamo, chiaramente un lavoro, c'è stato un lavoro diverso. Un lavoro che non eravamo abituati a fare, abbiamo creato e cercato nuove competenze, però questo era uno degli aspetti, diciamo, come dire, importanti per noi, proprio per creare una differenziazione delle anche rispetto. Era sicuramente quella di scegliere lo strumento tecnologico da utilizzare. Quindi abbiamo provato anche qui a farci carico, no, dei rischi e degli obiettivi. Rischi che vedevamo era tutto l'aspetto malware, furto di credenziali, problemi di privacy, eccetera. L'aspetto, diciamo così, zoom bombing, quindi proprio l'intromissione di qualcuno che non aveva diritto a partecipare, intromettersi nelle aule e recare disturbo in qualche modo. Il rischio forse più reale era quello della sfiducia degli utenti, no? Negli strumenti che gli mettevamo a disposizione, e l'ultimo rischio è quello di ascolto da parte di persone non autorizzate. C'è stato tutto la diatriba anche sulla crittografia, no? Delle varie piattaforme, la
chi è end-to-end, eccetera, eccetera. Cioè le persone non autorizzate, non so, era volato anche il governo cinese, può sentire, o un hacker nel MED, eccetera, può sentire quello che facciamo. Gli obiettivi dal nostro punto di vista erano garanzie prestazionali e basse caratteristiche di hardware, cioè avere uno strumento che non avesse grandi, cioè che avesse il meno possibile pretese dal punto di vista dell'hardware e della connettività, in modo da permettere a tutti di riuscire a partecipare nel miglior modo possibile, essere facile da utilizzare, perché i nostri utenti non erano utenti, non tutti erano utenti molto digitali, e uno degli obiettivi fondamentali è avere la massima possibilità di interazione, cioè di far sì che le persone potessero interagire il più possibile, nel modo più facile possibile tra di loro. Alla fine la scelta che abbiamo fatto è stata quella di Zoom. Lo diciamo non perché sia la scelta o la cosa migliore in assoluto o quello che altri devono fare, eccetera, ma mettendo insieme tutte le riflessioni abbiamo deciso che questo era lo strumento che volevamo utilizzare noi nella nostra situazione. Lato malware, furto di credenziali, intromissione nelle aule, l'abbiamo gestito, abbiamo fatto un lavoro anche proprio di analisi, di lettura, anche di tutto quello che stava succedendo, avevamo appunto una lettura anche quotidiana, no, delle notizie relativamente a quello che emergeva in termini di sicurezza delle piattaforme, e con una serie di attenzioni, aggiornamento delle app, meeting chiusi con la password e quant'altro, abbiamo, diciamo, gestito la parte malware e intromissioni, zoom bombing e quant'altro. La parte di sfiducia degli utenti l'abbiamo gestita tramite comunicazione, trasparenza e dimostrare a loro competenza, cioè che sapevamo cosa facevamo, che sapevamo di cosa stavamo parlando. E il rischio, diciamo, di hacker esterno, qualcuno esterno che ascoltasse quello che ci dicevamo, era molto basso nella probabilità, comunque non stavamo dicendo niente di sensibile, no? Era un corso di formazione su come gestire la pubblica amministrazione, non stavamo facendo riunioni dal contenuto sensibile, quindi anche avesse dovuto succedere, diciamo che le conseguenze erano abbastanza ridotte. Dal punto di vista degli obiettivi che ci eravamo dato, Zoom, dopo una serie di test che abbiamo fatto, è risultato la piattaforma più resiliente, quindi quella che ci permetteva di andare avanti magari con dei piccoli buchi, eccetera, ma di non cadere anche con connessioni non perfette. È una piattaforma molto facile da usare, ma insomma paragonabile ad altre, mi vengono in mente, non so, Google Meet, Teams, insomma è facile da usare, ma non è l'unica. Una delle cose che ci ha veramente convinto sono state le breakout room, poi ne parleremo di come le abbiamo usate. Le breakout room, ve lo dico proprio molto rapidamente, sono delle stanzette in cui in modo estremamente semplice si possono dividere le persone in stanzette per fare i lavori di gruppo. E quindi abbiamo potuto, per esempio, poi appunto ve lo racconteremo, non so, fare dei piccoli giochi, no? Adesso vi dividiamo in quattro stanze, vi diamo un piccolo file PDF, voi discutete, portate un rappresentante per stanza poi nella stanza grande e ci raccontate quello che avete discusso, che cosa avete scelto, cosa avete deciso, diamo un punteggio, facciamo insomma dei piccoli giochi che permettessero proprio l'interazione tra persone, non so. Davamo il file con gli indicatori, gli diciamo dovete dirci secondo voi quali di questi sono degli indicatori di efficacia, quali gli indicatori di efficienza e quali invece non sono nemmeno indicatori, sono numeri che non vogliono dire nulla o che insomma non sono utilizzabili come indicatori di processo. Adesso per fare un esempio di utilizzo e sicuramente tutta la parte di workshop gestita attraverso il breakout room. Con strumenti estremamente rapidi ci ha permesso di gestire, no, molto facilmente l'aspetto interazione, che era quello che ci premeva di più. Quindi per questi motivi questa è stata la nostra scelta. Ribadisco, non è la scelta, ma era insomma quello che a noi faceva gioco in quel momento. Tappa successiva, Lamberto. Sì. Beh, a questo punto scelto, diciamo, lo strumento che, come diceva Luca, non è lo strumento per eccellenza, è uno degli strumenti che faceva caso
al nostro modo di intendere la formazione. Quindi grandi spazi di interazione, la possibilità, come vi diceva, di creare queste breakout room che sono, dal nostro punto di vista, uno degli aspetti anche distintivi di questo strumento, e anche poi, insomma, tutte le caratteristiche, no, che vi ha evidenziato Luca. Quindi su questo ci siamo trovati, però a questo punto dovevamo riprogettare l'intero percorso. In che modo dovevamo riprogettarlo? Beh, lo abbiamo pensato sostanzialmente in quattro tappe. La prima tappa era proprio quella che vi abbiamo dato un assaggio con il video, che era l'attivazione, no? Qualcosa da dare prima del nostro, l'abbiamo chiamato seminario, percorso. Era qualcosa che serviva proprio per il coinvolgimento, per far arrivare le persone già con un grado di conoscenza rispetto a quello che, diciamo, si sarebbero trovate incontro. Dopodiché, un altro aspetto, chiaramente quello in teoria più difficile, più pratico, no, da fare, era l'aspetto proprio dell'evento formativo in sé, che era il ripensamento del progetto, diciamo, erogato durante il percorso in presenza. Ma ripensando al nostro ecosistema, abbiamo pensato anche a altri due aspetti che sono successivi alla chiusura, tra virgolette, del seminario, no? Cioè dell'evento formativo in sé. Un aspetto di approfondimento, dove mettere dei contenuti, dove permettere alle persone anche di elaborare questi contenuti, di rimanere in contatto anche con eventualmente i docenti o con i referenti all'interno della regione che hanno, come dire, veicolato, no, anche il nostro intervento. E l'ultima fase, come vi ho sottolineato prima, e ci tengo a sottolineare ancora, è la parte di implementazione, cioè poi dopo che questo diventi un'esperienza vera sul campo. Chiaro, no, l'obiettivo di Monica era formare 200 persone nell'anno e ce la faremo, non è detto che usciranno 200 processi di digitalizzazione, ma se ne uscissero già 5, 3, 7, sarebbe già un ottimo, diciamo, risultato. Oltre al fatto che si è creata una sensibilizzazione all'interno diciamo, della regione. Quindi quando si parla di digitalizzazione non si pensa solo a, ok, adesso chiamiamo la parte informatica che mi sistema, no, il mio processo. Adesso lo faccio con carta, invece semplicemente chiamando sistemi informativi o in SIEL, no, che è l'in-house della regione, loro me lo metteranno su, diciamo, su un sito web, piuttosto che. No, il concetto proprio cambia. Cambia perché ognuno di noi fa parte di questi processi di digitalizzazione e abbiamo dato anche molto, molto spazio, e anche molta responsabilità alle persone, perché ognuno delle persone che erano al tavolo in questi eventi formativi avevano e potranno avere dei ruoli fondamentali nei processi di digitalizzazione, anche se tecnologicamente possono avere delle conoscenze, diciamo, limitate, okay? Ma hanno sicuramente delle conoscenze riguardanti il servizio che si vuole digitalizzare, e questo è uno degli aspetti fondamentali per poi permettere alla parte tecnologica di creare il servizio come meglio lo vuole, diciamo, l'utente, quindi il richiedente, o ancora di più l'utente finale, no? Quindi il cittadino. Andiamo leggermente un po' più nel dettaglio su questi temi. Andiamo a vedere che cosa intendiamo quando parliamo di attivazione. Beh, la parte di attivazione, ci sono diversi schemi, questo non è lo schema, ma è uno degli possibili schemi, che è una parte proprio di pillola video, come abbiamo visto. Dove, cosa abbiamo fatto in questo video? Beh, abbiamo un po' magari incuriosito, abbiamo cercato di dare qualche informazione sul percorso, abbiamo messo al centro le persone che poi sarebbero venute in questo percorso. Quanto doveva essere questa pillola video, no? Quindi, come vedete qui, è stato definito l'azione, la cosa da fare, come la volevamo fare,
attraverso quale mezzo e anche la durata di ognuna di queste, no? In questo caso la pillola video è durata molto meno di 3-5 minuti perché è durata un minuto sostanzialmente. Il mezzo è il mezzo con cui vogliamo veicolarla, no? Allora può essere veicolata attraverso anche sistemi un po' più conosciuti e meno formali, quindi tramite WhatsApp, tramite Yammer, ma adesso al di là del mezzo che ci interessa relativamente, ogni mezzo può essere buono, è sempre in funzione dell'obiettivo, no? Oppure potrebbe essere, come abbiamo fatto noi, caricata su un sito che ti permette poi di vederla in autonomia. Quindi una prima parte era proprio quella legata anche all'engagement di cui parlavamo prima, al coinvolgimento. Obiettivo principale era incuriosire. Un altro aspetto che non sempre è stato diciamo, utilizzato, ma che può essere utilizzato proprio nella progettazione del percorso, è quello di fare un test sulle competenze delle persone che poi effettivamente verranno in aula. Questo ci permetterebbe di fare che cosa? Beh, di capire a che livello sono competenti e consapevoli della materia o anche a che livello sono competenti della parte tecnologica. E in questo ha svolto, diciamo, un ruolo fondamentale, come lo anticipava prima Luca, la parte proprio di Compa che si è dedicato a questo, perché prima di ogni percorso formativo veniva fatta una, diciamo, sessione per spiegare quali strumenti venivano utilizzati per verificare i collegamenti, per capire se c'erano delle problematiche, in modo da arrivare in aula con tutti, diciamo, il livello minimo di informazioni, di competenze per riuscire a usufruire del percorso nel miglior modo possibile. Quindi ci sono state diverse telefonate, mail che Giacomo ha subito rispetto a, no, si faceva l'esempio Faedis prima, che è questo paesino, diciamo in zona pedemontana, dove ci sono dei problemi chiaramente anche di connettività e quindi lì si è cercato, anche perché c'era una grande voglia da parte della persona, di trovare tutte le soluzioni possibili per permettere di partecipare a questo corso. E quindi la parte iniziale proprio di abilitazione tecnologica, che deve essere fatta prima dell'inizio del corso, è un aspetto, diciamo, da integrare nei percorsi formativi, in formato digitale. Altrimenti si possono verificare alcuni problemi, diciamo, tecnologici. Non sempre tutti i problemi tecnologici possono essere pensati prima. Ci sono anche, diciamo, chiaramente delle situazioni di cadute di linea che non potevano essere in qualche modo ipotizzate, ma sostanzialmente la maggior parte delle cose può essere chiarita e quella che noi chiamiamo proprio abilitazione tecnologica, no? Cioè permettere a tutti di accedere ai contenuti. Okay? I contenuti sono su diversi mezzi, perché noi, al di là di Zoom, no? Che Luca vi ha fatto vedere come strumento principale, ce ne sono anche altri di cui ne parleremo tra poco. Ma non l'avevamo fatto apposta, Luca. Io ricordavo che ieri nelle prove generali era per attivare l'attenzione. Allora, passaggio successivo. Bene, abbiamo detto che questa è la parte iniziale, poi abbiamo il seminario vero e proprio. E qui noi abbiamo distinto la parte di, diciamo proprio le singole lezioni, le abbiamo distinte in diversi step, in diversi passaggi. Perché questo? Perché a differenza di quando diciamo c'è un'erogazione in fisica, ok, in presenza, tutti intorno a un tavolo, lì è molto più semplice gestire la situazione, no? Perché al di là di quello che noi ci facciamo in mente come scaletta da seguire legata agli obiettivi di quella giornata con le varie slide, in realtà poi c'è sempre le situazioni del momento, quindi ci sono delle aule più proattive, ci sono delle aule magari che devono essere maggiormente stimolate, e quindi in base a questo uno si tara e cerca di
accelerare su qualcosa, approfondire, punzecchiare, fare qualche domanda, no? Cercare di creare proprio questa parte di interazione. È chiaro che, no, di fronte ad uno schermo nero dove ci sono tante caselline che non vediamo, cioè non vediamo cosa c'è dietro e soprattutto cosa stanno facendo, dobbiamo scandire i tempi in maniera un po' più meccanica, in maniera un po' più, diciamo, pratica. E quindi come l'abbiamo distinto? Ogni singola lezione, intanto siamo partiti proprio dalla durata, no? Dalla durata del corso e dalla durata delle Lamberto, singole lezioni. sì, una cosa veramente piccolissima ma Piccolissimo. che mi piace sottolineare. In questo, secondo me, l'essere stati sempre due docenti è stato vincente, perché in parte, insomma, ci siamo riusciti, cioè, si cambiano le voci, no? E questo già molto banalmente aiuta l'attenzione. In parte, poi il fatto che noi avessimo avuto modo prima, no, del fare la formazione a distanza di affiatarci sui corsi in presenza, ci permette, no, di interromperci, come ho fatto adesso, l'un l'altro senza problemi, e dare proprio la sensazione all'aula: guardate che potete intervenire, guardate che è una cosa permessa, non violiamo nessuna regola di etichetta se interveniamo, quindi fatelo. Ce lo diciamo anche molto esplicitamente, ma anche l'esempio aiuta. È chiaro che non sempre, non su tutti i corsi potrai permetterti di avere due docenti in copresenza, però in questo caso specifico è stato, insomma, vincente, secondo me. Sì, Lamberto, secondo me è proprio una. Sì, Lamberto, dicevo che secondo me è proprio anche una questione di ritmo. Il ritmo che viene richiesto alla lezione a distanza è un ritmo molto più sostenuto. E quindi si può vedere in questa slide che gli slot sono degli slot molto piccoli, nel senso che bisogna continuamente fare delle variazioni, fare delle interazioni o dei cambiamenti, passaggio da un docente all'altro, passaggio dalla slide al video, piuttosto un altro contenuto, proprio per dare questo ritmo molto più sostenuto per rendere la lezione molto più coinvolgente. In presenza questo è molto più diluito, ecco, non c'è lo stesso ritmo e quindi anche la docenza può essere più facilmente sostenuta anche da un solo docente. Con questi ritmi è molto difficile che ce la faccia un unico docente. Con due docenti invece si riesce molto di più perché si fa un po' questo passarsi la palla, questo rimpallarsi gli argomenti che dà dinamicità. È sicuramente un aspetto vincente, quindi finché Compa può permettersi due docenti, a noi va bene. No, a parte le battute, il tema è vero perché questo poi crea movimento e quindi il movimento in questo tipo di, diciamo, di percorsi deve essere più diciamo, come dire, più accentuato, no? Rispetto a quando si è in presenza. E quindi la motivazione per cui noi abbiamo dovuto, no, anche creare questi vari step era proprio perché ci siamo immedesimati, no? Nelle persone e possono essere bravissimi i docenti, può essere il contenuto che mi interessa moltissimo, però diciamo, sappiamo che la soglia di attenzione comunque tende a calare. Quindi come facciamo per mantenerla alta? Beh, ci siamo un po' ingegnati, no? Quindi tante interazioni con strumenti diversi o anche attraverso all'interno dello stesso strumento che abbiamo scelto, cambi di ritmo, cambi di, diciamo, di punti di vista, grandi richieste di partecipate, cioè diteci quando ci sono dei dubbi, come diceva Luca prima. Non voi adesso perché siete tanti e quindi rischieremo di non andare avanti, ma in funzione della classe che avevamo noi, quindi la classe intorno alle 20 persone, sicuramente è un aspetto importante. L'altro aspetto importante era capire di quanto, diciamo, potevamo fare queste lezioni. Immaginatevi che le lezioni prima erano di, diciamo, principalmente 4 ore, no? 4 ore. O in alcuni casi facevamo anche la giornata intera, quando c'era la parte di workshop, no? Quindi quando c'era la parte di dove le persone erano loro protagoniste, riuscivamo a tenere comunque l'attenzione viva e a riuscire che le persone lavorassero anche per
periodi più lunghi delle 4 ore, chiaramente con la pausa pranzo in mezzo. Qui invece abbiamo potuto un po' modificare questo, un po' abbiamo dovuto modificare, perché non era pensabile di fare diciamo delle lezioni così lunghe, diventa un po' alienante. Abbiamo scelto una, diciamo, una dimensione non proprio, secondo me, come dire, così piccola come orario, no? Perché comunque le nostre lezioni le abbiamo distinte in lezioni di 3 ore, molto vicine, nel senso che in una settimana ci sono 3 mattine dove si fanno le lezioni, quindi lunedì, mercoledì e venerdì di solito, oppure insomma dipende se abbiamo più gruppi anche in momenti diversi, però questa era un pochettino la struttura, no? 3 ore per 10 lezioni. C'è da dire un'altra cosa, sempre rispetto al tema proprio dell'orario, no? Il fatto che è vero che in presenza, diciamo, magari riuscivamo a stare, o prevedevamo di stare dalle 9 alle 13, no? Di avere questo intervallo di 4 ore, con all'interno però le pause, con il fatto che, avete notato anche voi, immagino, adesso già piano piano si sta diminuendo questo effetto, ma il primo effetto, diciamo, call barra riunioni online, era che se alle 9 iniziava, alle 9 meno 5 tutti connessi. Adesso non è proprio così, inizia un pochettino, diciamo, a ritornare, no? la normalità, tra virgolette, e questo ha cambiato anche la quantità di tempo che avevamo effettivo in classe, no? Perché in realtà la pausa caffè che prima si prendeva e aveva una certa durata, in questo momento si prende, diciamo, Giacomo non vuole neanche farci fare la pausa caffè, ma in alcuni casi quando lui non c'è, qualche minuto di pausa caffè ce lo prendiamo. Adesso l'ho fatto outing, però diciamo che serve, in alcuni casi serve, in alcuni casi può essere importante, anche perché comunque 3 ore, nonostante tutte le interazioni che uno possa impostare, sono veramente tante. Non voglio andare troppo nei dettagli, no, delle singole azioni, comunque questo è un esempio su come abbiamo lavorato, no? Quindi c'è una parte iniziale dove chiariamo le regole del gioco ogni volta, quindi quello che un po' diceva Luca prima, cosa facciamo? Webcam accese o webcam spente? Microfoni accesi o microfoni spenti? Beh, diciamo, di base le webcam, se non ci sono problemi di connessione, possono rimanere accese. Se invece ci sono problemi di connessione, magari è meglio tenerle spente, sicuramente microfoni spenti. Questo per quanto riguarda la parte di teoria, mentre quando facciamo la parte di, diciamo, più pratica di webinar, no? Quella dove in teoria ci sediamo virtualmente su un tavolo, intorno a un tavolo, lì invece cambiano le regole, no? Si creano quelle che dicevamo prima, queste breakout room, quindi queste piccole, diciamo, stanzette dove ci sono al massimo 6-7 persone, e in queste stanzette tutte le webcam accese e interazione continua, diventano loro i protagonisti. Noi siamo lì come, diciamo, gestori del processo, no? Diciamo, di digitalizzazione dal punto di vista teorico-pratico. Quindi su questo aspetto è molto importante proprio anche tararsi, no? E dirlo subito, no? Quindi in questo caso l'accoglienza, una parte di introduzione, poi c'erano delle parti di contenuto alternate a delle parti di interazione, con, come dicevamo, strumenti anche diversi da utilizzare. Li vedremo tra un attimo, gli strumenti diversi. Altro aspetto importante è la parte chiamata anche post-training, no? Cioè dopo il seminario, quindi la possibilità chiaramente di attingere a tutti i materiali necessari, i manuali, no? Operativi o non, le slide, i video, tutto quello che, gli articoli, tutto quello che abbiamo, diciamo, definito nel nostro percorso formativo. C'è sempre un test, diciamo, finale, che ha la funzione chiaramente di capire il grado di competenze acquisite, ma anche quella poi di darci dei feedback sui miglioramenti,
perché noi viviamo grazie ai miglioramenti continui che ci vengono dati dagli stimoli, no? Delle persone che partecipano al corso. Quindi poi tariamo di volta in volta il corso in maniera da recepire gli stimoli della classe, no? Però questa parte, anche fino alla parte di riprogettazione, scusate, di post-training, per noi fa parte tutta del percorso formativo che abbiamo ripensato. Ecco, un piccolo spazio vorremmo darlo anche a quelli che sono gli strumenti di interazione. Gli strumenti di interazione che abbiamo, diciamo, utilizzato sono diversi e sono anche qui in continua evoluzione. Lo strumento di interazione intanto serve proprio come spazio per collaborare, no? Per far sentire le persone, diciamo, partecipe, per renderle, più attive. E come devono essere però questi strumenti? Beh, devono essere molto semplici. Quindi una delle caratteristiche principali è che io non debba studiarmi un manuale per poter, diciamo, fare un'interazione. Quindi deve essere qualcosa che con una semplice spiegazione, la parte che dicevamo prima di proprio di abilitazione tecnologica, venga spiegata anche a chi tecnologico non è. E quindi abbiamo cercato, no, sul mercato quali erano questi strumenti che ci potevano aiutare, quindi legate a questa facilità, legate all'accessibilità, no? Quindi un conto è essere facilmente utilizzabili, l'altro conto è, va bene, sono facilmente utilizzabili, ma in realtà hanno bisogno di password per entrare, piuttosto che di una connettività di un certo tipo, piuttosto che altre caratteristiche. E, un altro aspetto, è quello l'abbiamo chiamato impatto emotivo, cioè c'è questa, come dire, una volta che gli strumenti ce ne sono di mille tipi, no? Però quelli che ci restituiscono di più sono quelli che anche dal punto di vista visuale ci creano un'affinità maggiore, no? Come dire, un approccio diverso. Riusciamo a vedere quello che stiamo facendo e quello che, diciamo, questi strumenti stanno creando, no? E quindi su questo abbiamo utilizzato, per esempio, per fare delle richieste, delle interviste, delle domande proprio, no? Quelle chiamati pull, abbiamo utilizzato uno strumento extra Zoom, anche se in realtà Zoom ha degli strumenti che fanno questo, ma sono un po' piatti. Mentre lo strumento che abbiamo utilizzato, che si chiama Mentimeter, e che sostanzialmente, diciamo, c'è la parte chiaramente a pagamento, ma si può utilizzare anche una parte free, dipende chiaramente da quanto lo si utilizza, quante domande, eccetera, eccetera. E può, oltre a fare la domanda, diciamo, dare la risposta in modo molto diverso, no? Vedete ne nell'esempio della slide, i primi due in alto sono due esempi di, diciamo, di domande con due esiti diversi, no? In un caso, rispetto a una domanda aperta, le risposte poi si trasformano in una work cloud, no? In una nuvola di parole dove le domande più utilizzate, scusate, le risposte più utilizzate appaiono in maniera un po' più, diciamo, un po' più evidente. Oppure, altro esempio diciamo, di domanda fatta, in quel caso era quali sono delle caratteristiche, no, che bisogna tenere in considerazione, avevamo noi descritto le caratteristiche e poi ognuno di loro le votava. E questo, diciamo, voto permetteva poi di vedere, come vedete, sia il risultato finale, ma anche la distribuzione di quel voto. Questo è un esempio, ne abbiamo trovati altri, abbiamo utilizzato degli strumenti che fanno, come dire, uno spazio condiviso dove è chiamato whiteboard, dove ognuno può esprimere dei suoi concetti in maniera aperta, oppure un sistema di mappe mentali, no? Dove noi interagendo sempre con le persone riusciamo poi a, come dire, ad avere una rappresentazione anche diversa di concetti e di relazioni, no? Tra quello che sta, diciamo, avvenendo nell'aula.
sugli strumenti non andrei troppo nel dettaglio, ce ne sono tanti, però l'importante secondo me è che abbiano quelle caratteristiche che abbiamo evidenziato sulla parte sinistra. Lamberto, direi che possiamo andare in chiusura. Insomma, queste sono solo un paio di immagini di che strumenti utilizzavamo prima, diciamo, quando il corso ancora era in presenza e di come invece sono cambiati. Ecco, anche questo, insomma, dà un po' l'idea del passaggio, ecco, da uno all'altro. Comunque non le lasciamo, ecco, all'interno della presentazione, giusto come testimonianza del nostro lavoro, però adesso lascerei un po' di spazio alle domande, dato che siamo proprio in chiusura con i tempi. Sì, recupererei, in chat avete fatto alcune domande che poi sono state recuperate, diciamo, adesso magari ci diciamo due cose su queste. La prima domanda, pensate che questo tipo di formazione sia possibile mantenerla a distanza anche dopo questo periodo di resilienza e quindi di adattabilità? In generale la risposta, do una risposta assolutamente personale, poi ovviamente ognuno, risposta secondo me è assolutamente sì, senza, mio parere personale, senza dimenticarci l'importanza di vedersi, no? Cioè di essere anche in presenza, di essere fisicamente nello stesso luogo. La competenza la puoi anche gestire attraverso la formazione a distanza. L'interazione tra le persone, la presenza è sicuramente importante. Quindi, per esempio, adesso vedo Monica che compare, quindi poi le lascio sicuramente la parola perché loro su questo fanno un lavoro molto importante, no? Anche dopo il nostro corso, di prendere quello che è successo nel corso e trasformarlo in vita reale. Quello probabilmente continuerà a essere fatto. Cioè, mi immagino che dopo diciamo, la fine di tutto questo, quindi speriamo prima possibile, tornerà a essere in presenza. Ma la formazione a distanza sicuramente è qualcosa che stiamo imparando a fare, che non credo, spero che non abbandoneremo, perché è uno strumento molto potente. Sì, grazie Luca, sicuramente non lo abbandoneremo, anche perché la resilienza appunto è proprio questo, imparare anche a mantenere il buono di ciò che abbiamo appreso. È stato anche faticoso e quindi perché mai perdere delle esperienze così belle dove abbiamo imparato ad ingaggiare benissimo le persone grazie a questa estrema attenzione all'utente finale. Quindi, insomma, sicuramente si proseguirà forse in una forma mista, e questo immagino nel 2021. Per i prossimi mesi prevedo ancora una formazione unicamente in modalità FAD, perché a questo ci portano un po' le indicazioni statali e anche le indicazioni interne della regione, però è stato un percorso che, se non ci fosse stato il Covid, probabilmente non avremmo fatto. C'è stata questa accelerazione fortissima, l'abbiamo sfruttata come occasione per ripartire ed essere sicuramente migliori. Aggiungo anche io una considerazione su questa domanda. Quello che dovremo trovare sarà il giusto equilibrio tra queste due modalità, nel senso che ci sono dei grandissimi benefici nel fare la formazione a distanza, ci sono ovviamente dei limiti che non si possono nascondere, allo stesso modo anche la formazione in presenza ha degli aspetti positivi diversi e dei limiti diversi rispetto a questo. Quindi, come dire, avendo ben chiari i nostri obiettivi all'interno del nostro percorso, dovremo scegliere come bilanciare al meglio gli strumenti per arrivare al raggiungimento migliore degli obiettivi, pur sapendo che in qualsiasi situazione ci dovessimo trovare, il corso lo sappiamo a questo punto erogare sia completamente in presenza che completamente a distanza. Quindi, diciamo, adesso ci troviamo con anche delle possibilità e delle strade in più rispetto a un anno fa, quando di fatto avevamo solamente la capacità di erogarlo in presenza. Bene, bene, io veramente ci sono anche degli altri contributi nella chat in cui vi ringraziano anche proprio per e testimoniano quanto è stato importante questo percorso
formativo. E dunque, poi le chat ve le invierò perché appunto i ringraziamenti sono stati veramente, veramente molti, molti e significativi. Le domande a quali non è stata data risposta poi verrà data per iscritto e la troverete sulla piattaforma di Eventi PA insieme alla registrazione e alle slide e al video di oggi, dunque non perderete nulla assolutamente. Io volevo appunto ringraziare Monica Feletic, Luca Di Racca, Giacomo Re, Lamberto Savino per questo webinar veramente molto interessante e che ha aperto secondo me anche dato grandi spunti per continuare questa esperienza. Io saluto tutti, ringrazio e ci vediamo tutti quanti a settembre per tante altre iniziative. A questo punto non mi resta che augurarvi veramente buona giornata, buone vacanze. Per qualsiasi cosa potete scrivere sempre a ponsemplificazione@formez.it. Noi siamo sempre a disposizione. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento.